Reddito di cittadinanza. Cominciano in questi giorni a entrare in vigore le nuove norme sul reddito di cittadinanza, in forza delle quali una serie di percettori del reddito non avranno più il sussidio. Ora, questo è un tema sul quale ho letto e sentito molte polemiche e moltissime falsità e credo che sia utile fare un po' di chiarezza. Primo, non perdono il reddito di cittadinanza i disabili, come pure è stato scritto. Non perdono il reddito di cittadinanza gli over 60, come pure è stato detto. Non perde il reddito di cittadinanza chi ha figli minori a carico, come è stato detto e scritto. Non perde il reddito neanche chi ha condizioni di particolare fragilità. Tutte queste persone, a differenza di quello che strumentalmente è stato detto, continuano a percepire il reddito fino alla fine dell'anno e poi passeranno all'assegno di inclusione, la nuova misura di sostegno che il governo ha varato e con la quale non perdono nulla. Chi smette di percepire il reddito? Smettono di percepire il reddito i percettori tra i 18 e i 59 anni che non siano disabili, non abbiano figli minori a carico, ovvero le persone che sono perfettamente in grado di lavorare. Secondo, la revoca del reddito di cittadinanza, è stato detto, è avvenuta da un giorno all'altro, è stato un fulmine a ciel sereno, ma questo è falso, perché quello che noi abbiamo fatto era non solo scritto nel programma di governo del centrodestra, ma era inserito nella legge di bilancio che è stata varata lo scorso dicembre e tutti erano a conoscenza del fatto che in forza della legge di bilancio approvata a dicembre, nel 2023 il reddito per le persone di cui sopra sarebbe cessato dopo 7 mesi. E allora si è detto, le persone che perdono il reddito perché sono in grado di lavorare vengono lasciate da sole, ma anche questo è falso. Perché per queste persone parte il 1° di settembre il nuovo supporto per la formazione e il lavoro, per aiutarle a essere inserite nel mercato del lavoro. In cosa consiste questo strumento? Consiste nella iscrizione volontaria a una piattaforma che ti dà accesso a diverse possibilità: partecipare a un programma di formazione durante il quale si percepisce anche un beneficio economico di 350 euro mensili, oppure la possibilità di partecipare al servizio civile nazionale anche oltre l'età che viene normalmente consentita per il servizio civile, che pure il servizio civile riconosce un beneficio economico, la possibilità di partecipare a progetti di pubblica utilità anch'essi con il riconoscimento di un beneficio economico. Quindi ci sono comunque delle opzioni per chi abbia chiaramente voglia di darsi da fare, chi si iscrive alla piattaforma, sempre che intanto non abbia trovato un lavoro. Perché in tutto questo c'è un dato che mi ha colpito e che io voglio condividere con voi. Quando noi abbiamo previsto nel dicembre scorso che il reddito sarebbe cessato dopo 7 mesi per chi era occupabile, ci risultava che le persone che avrebbero perso il reddito a fine luglio sarebbero state circa 300.000. Ma quando il reddito è effettivamente cessato 7 mesi dopo, noi abbiamo visto che sono molte di meno, circa 112.000. Ora questo ragionevolmente che cosa significa? Significa che molte di queste persone hanno già cominciato a lavorare, un po' perché l'occupazione, ringraziando Dio, sta andando bene, e un po' forse anche perché queste persone sapevano che a un certo punto non avrebbero più potuto contare sul reddito e allora forse si sono rimboccate le maniche e hanno cominciato a cercare un posto di lavoro che hanno trovato. Quarto, si è detto, però se il reddito finisce ad agosto e lo strumento di sostegno parte a settembre, per un mese queste persone rimangono senza niente. Peccato che fosse già così con il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non è mai stato continuativo, ha sempre previsto una pausa di un mese tra un ciclo e l'altro, quindi anche qui non c'è nessuna novità rispetto a quello che era già stato previsto in passato. Però voglio dire, in ogni caso, a chi manifesta contro la revoca del reddito e a chi non manifesta, ma magari ha paura di non trovare lavoro, che la stima di Excelsior, che è il sistema informativo per l'occupazione e la formazione, è che da luglio a settembre sono previste in Italia poco meno di 1,5 milioni di nuove assunzioni, per carità anche a tempo determinato, ma nuove assunzioni da parte delle imprese. Ora, se il mercato del lavoro cerca 1,5 milioni di lavoratori e a perdere il reddito sono 112.000 persone perfettamente occupabili, ci sono o non ci sono buone possibilità di trovare un lavoro anche temporaneo in attesa di trovarne uno migliore?
Io penso che qualche possibilità ci sia, poi ci sono sicuramente delle differenze tra regione e regione, anche questo bisogna dirlo. In Toscana, per dire, sono previste oltre 100.000 assunzioni e ci sono solo 3.000 persone che smettono di percepire il reddito, sarà probabilmente più facile di quanto non accada in Campania, dove risiede un quarto di coloro che vengono esclusi dalla misura, 25.000 persone circa, ma anche in Campania si prevedono circa 108.000 nuove assunzioni. E quindi qualche possibilità di trovare intanto un'occupazione sembra esserci. Però io voglio essere chiara, il governo non intende tornare sui suoi passi in tema di reddito di cittadinanza, perché il nostro grande obiettivo rimane passare dal reddito di cittadinanza al reddito di occupazione, cioè il reddito che si ottiene grazie al lavoro. E i dati che arrivano dal mercato del lavoro da questo punto di vista sono incoraggianti. L'Istat dice che a giugno il tasso di occupazione ha raggiunto il nuovo record del 61,5%, con un aumento degli occupati nei primi 6 mesi di quest'anno di 292.000 persone. Intanto il tasso di disoccupazione è sceso al 7,4%, cioè il livello più basso degli ultimi 14 anni. E quindi alla fine di tutto il dato davvero interessante è che quelli che dall'inizio dell'anno a oggi hanno trovato un lavoro sono molti di più di quelli che hanno perso il reddito di cittadinanza.